In diretta su Cittadella, la radio, qui da Teleperformance, Istinto Animale, ben ritrovati Gianluca Bilancioni, eccoti, che bello rivederti. Grazie mille. Che bello, mamma mia. Oggi abbiamo lanciato questo contest particolare, sai, come tu ben sai, dell'adolescenza, cos'è che ti manca di più, eccetera. Io voglio fare la stessa domanda anche a te, ovviamente. Cos'è che ti manca? La cosa che... Sai quando ti arriva il flash che dici, ah, vorrei tanto quello, quanto mi manca? Allora, la cosa che mi manca di più in assoluto è andare a un prato dietro casa mia a giocare tutto il pomeriggio a pallone con mio fratello e i miei amichetti lì vicino. Normalmente finiva che ci facevamo male, quindi tornavamo un po' sanguinanti, un po' acciaccati, un po' così, arrivavamo più tardi di quanto saremmo dovuti rientrare a casa. Ovviamente. Quindi venivamo sgridati. Questo succedeva praticamente tutti i pomeriggi. Cioè, noi facevamo i compiti, uscivamo, ci divertivamo 3 ore più o meno. Poi venivamo sgridati, normalmente poi mio fratello finiva in punizione perché... E tu no? Ma io ero un po' quello infame, diciamo, che... che davvero... Poi lui era più piccolo, quindi era proprio un'infamità nei confronti dei bambini. Ok, questo è, sai che mi ha fatto ricordare la stessa, una cosa simile, cioè delle ginocchia sbucciate, no, fare tardi, oltranza. Anche io avevo delle... Io abito in un paesino qui vicino, no? Che Carosino si chiama così. Ah, sì. E quindi io lì, sai, famoso per il vino, questi vigneti, eccetera, e c'erano degli alberi in un giardino, cioè in un prato, proprio in una campagna aperta dietro casa mia, e mi piaceva salire sugli alberi di fico, perché quelli erano quelli più comodi, no, per certo, salire. Certo. Se mi immaginavo di essere chissà quanto abile, oggi non so se quello è un ricordo che amo, l'odore del vino che veramente ti dava la testa, perché sì, c'era il mosto, poi settembre era un mese incredibile, agosto, settembre, e questa natura, che bello, proprio anche per immagini, come mi hai fatto capire, ma anche per profumi, perché immagino il prato, immagino... Allora, adesso se tu vai a vedere quello che noi chiamiamo il prato, perché io abito a Monteverde a Roma, quindi in un quartiere che adesso è, non dico il centro di Roma, però diciamo, però quando i miei hanno comprato casa lì, hanno comprato casa lì perché era dove costava meno, perché era la iperperiferia romana, chiaramente erano gli anni 60. Se tu vai adesso stai al centro di Roma, cioè dopo c'è chilometri e chilometri di altra Roma. Quindi noi chiamavamo il prato perché ci pascolavano le pecore. Cioè era proprio da lì in poi, era campagna pura. Quindi quello per tutti era il prato, perché durante il giorno c'erano i pastori che pascolavano le pecore. Però loro le pascolavano fino a una certa ora, poi se ne andavano e quindi diventava il campo da calcio. Bellissimo. Adesso ci sono tutti i palazzi. Cioè quello che era il prato, tu guardi... Tutto lo ricordi? C'è quel ricordo tuo personale, dici lì una volta c'era qualcosa di cui... E era bellissimo, però quindi... era bellissimo perché eri un ragazzino, ti sapeva bellissimo, adesso pensi... C'era quella voglia irresistibile di uscire. Di essere sgridati, no, la voglia irresistibile era di essere sgridati. Di sbucciarsi. No, ma tu considera che noi poi ci facciamo talmente male, perché poi lì giocavi... Duro. Cioè, lì ogni giorno c'era l'onore... in campo, cioè, non è che... Quindi noi avevamo delle scarpe da ginnastica bianche, normali, piene di sangue. Mamma mia. Perché tu cadevi, lì c'era il prato, c'era il breccino, i sassi, c'erano proprio i sassi grossi, quindi tu ti facevi male per farti male, capito? E quindi poi alla fine tu tornavi col sangue che scorreva, poi c'erano sempre pantaloncini naturalmente. Certo. Quindi c'era questo odore, tu ti sentivi un piccolo gladiatore, capito? Sì, giocare a pallone in maniera un po' folle. Lo immagino, senza regole, perché le partite del campo, diciamo del prato, eccetera, sono quelle proprio come... E poi c'era la famosa regola di chi porta il pallone. Chi porta il pallone è il campione del mondo, cioè nel senso chi porta il pallone decide le squadre, decide se sei scocciato o si piglia il pallone e se ne va. È quello proprio l'immagine sotto il braccio. E tu lo insegui cercando una negoziazione, come a dire, dai, non andare via però, perché ancora non ci siamo fatti abbastanza male per oggi. Capito? Senti, ma nel tuo gruppo c'era anche chi era l'addetto a recuperare la palla se andava lontano? No, lì era proprio sguardi d'odio, perché se tu tiravi, allora la regola era se tu tiravi e segnavi l'andava a prendere il portiere. Ma se tu non segnavi l'andavi a prendere tu. Tiravi forte, insomma, eravamo comunque ragazzini. Certo. Però andava lontano il pallone ogni volta. Infatti guardavi, poi ogni tanto capivi e c'era qualcuno
su quello, ecco, per esempio mio fratello era molto bravo, andava spesso lui a prendere, perché lui correva un sacco, poi era piccolo e quindi tu lo guardavi e vabbè, andava a prendere il pallone, andava a recuperarlo lui, che bello. Gianluca, senti, io sono felice, te l'ho detto già all'inizio, ma sono realmente felice di vederti stasera, grazie. Anzi, di rivederti, e so che quando tu sei qua, perché tra i tuoi mille impegni, ovviamente la tua presenza peraltro è anche costante, per cui non so come tu riesca a fare, cioè il teletrasporto non ce l'hai detto. Come fai? C'ho la macchina, nel senso che io adoro venire qua a Taranto, nel senso, per cui adesso in quest'ultimo periodo ho un po' esagerato, perché la settimana scorsa ho fatto lunedì, martedì, mercoledì qua, poi sono andato a Bari, ho preso un aereo, sono andato a Milano, sono tornato venerdì notte, sono stato sabato a Roma, addirittura un giorno a Roma, domenica mattina ho ripreso la macchina e sono ritornato qua a Taranto. Okay. E domani riprendo la macchina e torno a Roma. È impegnativo, è molto. Però tante attività, teleperformance sta crescendo. Io dico sempre, c'è gente che lavora sul serio facendo lavori. Io al limite sto in macchina con la musica, Voglio fare il martire, diciamo. No, non è il martire, è per proprio come dire, puntualizzare, ma precisare adesso le distanze, le tappe, eccetera, però per dire che il tuo lavoro è quasi incessante, nel senso che mi hai detto, fatto tappa sabato, poi domenica sei ripartito, però grazie anche a tutte le iniziative che voi fate, mano a mano c'è più necessità, è così, perché le vediamo, sono sotto gli occhi di tutti, nel sociale, nella cultura, nell'ambito insomma territoriale, teleperformance ha quella stiamo esagerando a me piace esagerare, nel senso, io sono un po' come cantava Iannacci in una sua famosa canzone, e l'importante è esagerare. Allora vieni qua, tu domenica prendi la macchina e vieni qua, poi lunedì abbiamo organizzato un evento meraviglioso, bellissimo, vero, dove volevamo mostrare la nostra vicinanza a una comunità che aiuta, un centro che aiuta i ragazzi, diciamo. Isaac, sì, abbiamo parlato prima con Enrica. È bello organizzarlo, però è bello stare lì. Devi starci. Cioè, quelle 4 ore che io sono stato là, sono un ricordo meraviglioso. È questo che fa la differenza, Gianluca. Diceva una canzone, And the difference is you. Ecco, grazie Gianluca Bilancioni, grazie per essere stato qua. Mille. E adesso linea alla regia.